siamo a Pian delle Femmine e oggi affronteremo uno degli itinerari più classici delle Prealpi, da Pian delle Femmine al Col Vigentin. Sono circa 8 km, poco meno, e lo faremo ovviamente nell'andata e al ritorno, quindi circa 16 km, quasi 1000 metri di dislivello. È un must delle Prealpi, così come lo è il sentiero delle creste dalla Faverghera al Col Vigentin. E sono in compagnia oggi di Cinzia, di Paola, di Mauro e del mitico Cec. Di questo itinerario si apprezzano soprattutto i panorami, dato che si rimane praticamente sempre sul filo di cresta della dorsale prealpina. Si mette subito a dura prova il quadricipite. Da Pian delle Femmine ci portiamo adesso verso Casere Fresconi. Dieci minuti dopo la partenza troviamo la strada dei Cavai che discende nuovamente verso Revine. E siamo in località Casere Frascona a 1174. E lungo il percorso si incontrano un sacco di casere e ce n'è una che è particolarissima perché è completamente rivestita di pietra, del Sas Biancon. Non mollano mica, tacciono. Seconda vetta, Monte Cor. Passando questi colli ci si accorge che sono molto ripidi. Qui ci siamo subito alzati di quota, siamo quasi a 1300 metri. La giornata è bellissima, la particolarità è che si riesce a vedere verso la parte trevigiana e verso la parte bellunese. La nostra meta è lassù, sembra molto vicina, in realtà bisogna camminare ancora un bel po' prima di riuscire ad arrivare. Abbiamo già fatto alcuni tratti molto ripidi che però aiutano a rompere il fiato, come si dice in questi casi. Il successivo colle è questo qui dietro, il Col delle Poiate, che è stato lo scenario di un famoso film di Taffarel, del regista Taffarel, ed è famoso per la scena in cui si vede il ribaltamento della Mussa, ma fu una scena non prevista ma fortemente voluta dal regista a posteriori. Quando uno si ammala, l'unico mezzo per portarlo a valle è la slitta. Questo preistorico mezzo da trasporto per legna e fieno. Legato per non essere sbalzato a terra, il malato deve affrontare un viaggio forse più penoso e drammatico della stessa malattia. Ma sono gli ultimi, forse, che per secolare stanchezza e rassegnazione continuano ad accettare in silenzio, fatalmente, come animali, ciò che la vita ha sempre dato ai padri e ai padri dei loro padri, in un destino che grava come una maledizione ereditaria. Adesso stiamo passando davanti alle Casere della Giustina, ma è un cognome molto diffuso in questa zona, e queste sono le caselle della Giustina Bridotte. Stiamo per arrivare a Malga Cor. Casera Sonego Frare. Da queste parti aleggia un mistero. Ogni volta che si va in montagna e si parcheggia la macchina, un problema si presenta sempre, che è quello di tirare il freno a mano, altrimenti si rischia
quello che invece è successo a una famiglia che era venuta a festeggiare qui molti anni fa. Capiamo perché. Fine anni 60, inizio anni 70, a Casera Sonnego Frare stavano festeggiando per l'acquisto della nuova Fiat 124 Special. Solo che mentre erano dentro a brindare, il ragazzino Giovanni, tra l'altro si chiama come me, ha pensato bene di salire a bordo e allentare il freno a mano. La macchina è partita, lui per fortuna è riuscito a uscire dall'abitacolo, ma è caduta giù la macchina e da allora è rimasta sempre qui. Il famoso freno a mano che non ha frenato. Adesso stiamo risalendo il Monte Pezza. Queste sono le storiche Malghe Pezzetta e in lontananza si vede il Pizzoc, da non confondere con il Pizzocco bellunese. Qui è un vero spettacolo perché si vedono le due province a 360 gradi. L'itinerario di oggi, oltre a coincidere con l'Alta Via TV1, equivale anche a un tratto del sentiero europeo E7, lo si vede da questo piccolo cartello che ogni tanto si incontra. È una rete di sentieri europei, in questo caso parte dalle Canarie e arriva alla Romania. Con passo escursionistico si arriva circa in 2 ore a Forcella Zoppei. Da qui mancano ancora 230 metri circa per poter arrivare su in cima al Visentino. La giornata continua a essere particolarmente bella, non fa molto freddo, però un cappello non guasta. Sai Andrea, sta strada che stiamo facendo è stata fatta negli anni a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. È stata fatta impiegando operai che a quell'epoca erano in sciopero. Era il periodo caldo e gli davano una piccola sovvenzione, chiaramente a chi voleva, e da lì è noto come sciopero reverse. E la strada venne costruita con una particolarità: anziché partire da fondovalle verso la cima, si partì dalla vetta del Visentin e si scese a valle con questo Caterpillar D9, un bestione, un bulldozer, che venne assemblato a pezzi, portati sui pezzi in cima al Visentin, assemblato, costruito in cima e poi scese a capofitto, creando non poche lamentele da parte dei proprietari dei prati, perché ovviamente, vedete qui intorno tutti questo cumulo di sassi, interrompevano la fienagione. Noi evitiamo la strada e facciamo le scorciatoie tramite un sentierino che taglia i tornanti. Laggiù c'è il bosco del Peoset, dove parte il Troidemedo, e lì ci sono le Casere Olanda. Siamo come al Gran Premio della Montagna e il gruppo si è frammentato per il rush finale. Ormai siamo arrivati, dietro di me c'è il rifugio V Artiglieria Alpina in vetta al Col Visentin, 1763 metri. Il gruppo è stato abbastanza performante, siamo arrivati in 2 ore e 45, il tempo classico di salita da Pian delle Femmine al Col Visentin è di 3 ore e un'andata e ritorno di 5 ore.
Sono qua con Dennis e Michela, gestori del rifugio, stanno spiattellando per i turisti di passaggio. Ciao! Ciao! Alla salute! Sì, sì.